Lo abbiamo già fatto in passato, farvi vedere tutto quello che c'è dietro ai nostri video, le persone, le attrezzature e poi ovviamente le macchine protagoniste, ma anche quelle che stanno dietro le quinte, che noi in redazione chiamiamo auto d'appoggio. Eh sì, il nostro concetto di auto aziendale è un po' diverso da quello di altre categorie di professionisti. Come vi ha già raccontato Andrea in un video dedicato, il Peugeot Traveler negli ultimi mesi ci ha accompagnato in tutte le produzioni che abbiamo fatto, diventando il nostro ufficio mobile. Insomma, è entrata davvero a far parte della nostra squadra. Ormai ci siamo affezionati e abbiamo deciso di farla ancora più nostra. Stiamo attraversando infatti un periodo molto importante, un cambiamento che farà nascere la versione italiana di MotorOne.com, un network internazionale che ha l'obiettivo di diventare il sito di automobili capace di raggiungere il più alto numero di persone al mondo, in lingue diverse e su tutte le piattaforme tecnologiche disponibili. E allora abbiamo deciso di raccontare una fase così importante di questa nostra avventura non solo su internet, ma anche proprio di persona a tutti quelli che spesso incontriamo sulle strade un po' di tutta Italia durante la realizzazione delle nostre videoprove. E ci è venuta un'idea. E quindi abbiamo deciso di rivestire il Traveler con i nuovi loghi di MotorOne, su pellicole adesive APA. Si tratta di un materiale laminato a freddo per ottenere spessori di poche decine di micron e compatibili con la stampa digitale su inchiostri a base solvente, acqua o pigmentati. È un materiale resistente alle abrasioni meccaniche e ai raggi UV e con possibilità di avere finitura opaca, semi-opaca, lucida o super lucida. E quindi abbiamo wrappato, come si sente ormai dire sempre più spesso, la nostra macchina aziendale, facendola personalizzare dal nostro reparto grafico con un file esecutivo tarato in maniera specifica sulle dimensioni del Peugeot Traveler. Ovviamente con il wrapping si può anche più semplicemente cambiare colore alla carrozzeria di un'auto, ma anche di un veicolo commerciale. E come tempi si parla di 24-48 ore a seconda delle dimensioni e delle finiture del materiale. E diciamo che siamo a metà dei lavori, questa è la parte un pochettino più critica, vedete il nostro Peugeot ha il 1.8 apribile, ma questo tipo di materiali ormai moderni hanno delle canalizzazioni per la coda per permettere di modellare meglio la pellicola nelle parti un pochettino più movimentate della carrozzeria. Uno dei principali vantaggi nel wrappare una macchina è che si tratta di una modifica reversibile, che non lascia segni sul colore originale dell'auto una volta tolta la pellicola, proteggendo tra l'altro la vernice da sassi, graffi, per un periodo che può arrivare fino a 10 anni. Quanto costa? Diciamo che si va da 1000 a 2500 euro a seconda dei casi. Insomma, è così che abbiamo trasformato l'auto d'appoggio delle nostre produzioni nella nostra auto mascotte. E ovviamente, ora è anche la prima testimonial di MotorOne.com. Se lo incontrerete anche voi per strada durante le nostre produzioni, mi raccomando, fate una foto e condividetela sui nostri social usando questo hashtag.